라이온씨 에스카노르사. Ciao ragazzi, qui Vedat Channel, oggi portiamo gli ultimi due capitoli di Four Nights of the Apocalypse. Sì, gli ultimi, perché è stata una bella avventura fino adesso. Non gli ultimi perché non arriveranno su questo canale, ma gli ultimi perché è finita la parte 1 di trama. È successo tanto, sono passati ormai 2 anni dall'uscita di Four Nights, anzi 2 anni e mezzo, e vogliamo appunto discutere di questi 2 ultimi capitoli della parte 1, il 127 e il 128. Il capitolo 127 inizia con la vittoria di Percival su Mortlach, segno inequivocabile del fatto che il cavaliere di Camelot chiede scusa al suo nipotino Diodra, o Diodora, dipendentemente dalla traduzione. In quello stesso istante i due contendenti tornano sul campo di battaglia, quello però sul Behemoth, sotto gli sguardi increduli dei presenti. Nonostante il ritorno, però, il ragazzo non si riappacifica con il suo gruppo, ma domanda a Mortlach quale sia la verità, gli chiede di confessare tutto quello che sa sul suo conto. E da qui ci troviamo in un piccolo flashback, dove Ironside, in giovane età, ritrova un infante deceduto, mostrato poi a suo padre, Varghis, e appunto suo fratello, Mortlach. Con questo cadavere esegue un rituale, pronunciando, nella lingua dei demoni sembra, o comunque una lingua, appunto sempre quella sconosciuta, una formula magica capace di infondere uno spirito della vita nella piccola la creatura deceduta. Questa, apparentemente morta, torna appunto in vita grazie a questo rituale, e Ironside definisce il piccolo come un vessel, un contenitore, un involucro per lo spirito della vita e di suo figlio. Infatti, il piccolo Percival neonato sarebbe dovuto essere il corpo futuro di Diodra, così da trasferire appunto tutta la sua coscienza e lasciare il corpo malato dopo la nascita e la contaminazione causata dalla morte del re dei demoni appunto 16 anni prima gli eventi del presente di Four Nights of the Apocalypse. Con quel corpo avrebbe potuto vivere per millenni Diodra fuori da Camelot, senza più temere malattie o qualsiasi altra cosa. Varghis però, in quell'istante furibondo con suo figlio, dice che non avrebbe potuto accettare la morte di quel bambino, lo sfruttare di quel bambino, il distruggere così facilmente una vita che era già perita, solo per soddisfare il suo bisogno ultimo appunto di salvare il proprio figlio, figlio di Ironside. Letteralmente una crudeltà gratuita, cosa che fa scaturire una lite tra padre e figlio. Ironside però dice di essere disposta a tutto pur di salvare il sangue del suo sangue, e questo dovrebbe essere il compito del genitore, tanto che domanda a suo padre Varghis se avrebbe fatto lo stesso. Indignato, il vecchio domanda al figlio dove avesse preso il cadavere del bambino, e Ironside risponde che ci fu un incidente poco prima con una carrozza caduta da un dirupo, e da quanto si evince dalla presenza di un emblema reale e la testimonianza del cocchiere, pilato poco dopo, il bimbo era il settimo principe di un regno. Non sappiamo quale, non sappiamo dove, non sappiamo niente, però era di famiglia reale. Inoltre ha ricevuto anche l'informazione sul nome del piccolo. Percival, quindi di battesimo, si chiama effettivamente Percival, il nostro protagonista. Non ha altri nomi, almeno questo lo possiamo confermare. Dopo questa vicenda, Varghis scompare dalla circolazione e da Camelot durante la notte, ovviamente con in braccio Percival. E da lì sono nate tutte le vicende, l'incontro con Meliodas, il tradimento ad Arthur, il trasferimento al dito di Dio e così via. Tornando al presente invece, Mortlach denigra l'entità di Percival, dicendo come non fosse stato altro che un semplice e inutile contenitore vuoto, non umano, non un demone, non un gigante, non una fata, il nulla. Non era fratello di Diodra, non è mai stato figlio di Ironside, e nemmeno suo nipote o il nipote del suo adorato nonnino Varghis. Con tutti gli insulti proferiti, Percival scoppia a piangere, capendo anch'egli che non sarebbe mai dovuto esistere in quel mondo. È nato, rinato, per pura avidità di un uomo, cosa che suscita non pochi problemi all'esistenza vera, reale del ragazzo. E il 128 è più che un pugno nello stomaco per essere un capitolo, appunto, conclusivo. Dalla giusta botta. E serviva. Serviva a dare questo twist. Troviamo l'ipotetico passato di Percival, dove egli si vede come figlio di Ironside, quindi rispettato e benvoluto, con sessioni di allenamento padre-figlio, rinascita di un ipotetico cavaliere sacro, e nulla della sua vita attuale, appunto un what if di quello che sarebbe potuto succedere se fosse stato il figlio biologico di Ironside. Ma così non è. Turbato da tutta questa situazione, dal suo essere il cavaliere dell'Apocalisse, immagina anche i suoi amici morti, la loro sepoltura, tutto quello che scaturirebbe ancora la sua presenza lì,
con loro, i rischi che porterebbe a tutte quelle persone amate che accanto. E qua abbiamo un piccolo spazio anche per una chiacchiera tra il Percival etereo, appunto lo spirito della vita, il quale domanda al nostro protagonista se abbia intenzione di tornare o meno da dove era venuto, dal mondo spirituale, o continuare a lottare contro suo padre e Camelot. Con una stretta di mano simbolica e una riluttanza doverosa da parte del ragazzo, stringe la mano alla sua copia e in quell'istante, come un fulmine a ciel sereno, Percival si accascia a terra. Persino Lancelot, che non l'abbiamo mai visto vacillare, panica per la prima volta. Lancelot comprende da solo la gravità della situazione e che la magia di Percival fosse ormai completamente sparita dal suo corpo. Questa volta il ragazzo è morto per davvero. Non ci sono più i mini Percival, i golem, queste cosine qua, appunto la magia, l'irotype, tutte queste cose di Hope a salvarlo. E Percival è morto. Furibondo e esausto di sentire le risate di Mortlach, Lancelot lo sgozza davanti ai suoi compagni con la sua nuova katana. E anche sotto gli occhi di Orlondi, che ovviamente recapita automaticamente tutta quanta la scena a Re Arthur, che si complimenta per il sacrificio di Mortlach, schernendo anche un po' Pellegard, conscio del fatto di aver perso il suo pupillo, ma dando anche le condoglianze a Ironside. Ora che uno dei quattro della profezia è morto, è tempo di invadere la Britannia. Il capitolo si conclude con questa tristissima immagine del monumento alla memoria di Percival. Più che monumento, proprio una lapide. Questi due capitoli sono oro colato. Finalmente c'è stata la botta definitiva. Si è completamente rigirata la frittata. E Nakaba riesce a non essere banale nelle sue scelte. Questa cosa era inaspettata totalmente. Chi si poteva aspettare la morte del protagonista? Questa volta in modo serio, che ogni volta ci scherzavano su, diciamo, ah sì, tanto ci sono i golem, tanto c'è il suo potere, tanto c'è la sua magia. No, no, qua Percival ha avuto una crisi esistenziale totale e Lancelot probabilmente ha sentito tutti i suoi pensieri, aveva già capito da prima. E Percival non poteva più esistere lì, era completamente distrutto, non poteva più avere appiglio a quello che è stata letteralmente la sua vita, dalla nascita alla morte in questo caso, ai suoi 16 anni. E un ragazzino così fragile, così ignorante del mondo, vedersi tutto spezzato davanti, è distruttivo. È distruttivo. Ora però andiamo un po' avanti perché c'è anche un po' di roba da speculare. Ironside e la sua scelta. La scelta del cavaliere di voler salvare suo figlio di Odra ad ogni costo è nobile, ma non è giusta nel mezzo, soprattutto servendosi di cadaveri. E di un cadavere di un bambino morto così in un modo tragicissimo, raccapricciante a dir poco, anche solo il flusso di pensiero. E comunque, nonostante ciò, non ci sentiamo di doverlo mettere in croce, quindi di giudicarlo al 100% negativamente, perché appunto lui voleva salvare suo figlio, voleva dare una seconda vita al figlio, ha sfruttato un corpo non di una persona viva, quindi non era più conscia, era morto, ma comunque ha rotto la sua umanità. Non del bambino, la sua stessa. Poi Percival è completamente segnato, c'è poco da fare, e inoltre ci fa capire come Ironside sia capace di comandare gli spiriti, e non solo, per farlo ha sacrificato la sua stessa vita. Ha sacrificato parte della sua vita, degli anni che gli rimangono, pur di fare questa cosa. E dato che ha infuso vita in un corpo morto, per questo non è riuscito mai a ucciderlo. Non è che non ne è capace, anzi ci ha provato nel capitolo 1, semplicemente non poteva farlo. E questo è il chiarimento del capitolo 1, della saga, di tutto quanto, del primo episodio. Non sapeva ancora che sarebbe diventato il Cavaliere della Morte, e qua anche ci ricolleghiamo perché appunto lui era morto. Però Ironside ha preso tutto sotto gamba, ha ucciso solamente il suo vero padre, il nonno appunto di Percival, Varghis, e basta. Si è assicurato di uccidere il bambino per non avere magari testimoni, vendette, ma non poteva ucciderlo. Non poteva, fisicamente, solo perché dentro c'era lo stesso spirito che aveva evocato. Molto bello anche vedere il flashback ipotetico di Percival, che ti fa empatizzare davvero tanto. Lui voleva una vita normale e in questo flashback fittizio la conduce. Un sogno ad occhi aperti. È ancora più micidiale il simbolismo dietro la stretta di mano con il suo clone, dopo aver affermato appunto che Percival avrebbe portato disperazione se fosse rimasto lì. Quindi ha fatto la scelta più altruista secondo la sua testa, morire per salvare i suoi amici. Ma adesso c'è un altro problema. Arthur ha cominciato l'invasione verso la Britannia, che chissà quanto durerà, insieme ai suoi quattro malvagi delle leggende arturiane, i quattro cavalieri, rosso, nero, verde e bianco, che abbiamo visto essere diversi. Abbiamo visto Ironside e Pellegard, ma gli altri due? Chi sono? Incredibile anche il cambio di mood di Lancelot, che per una volta lo vediamo davvero preoccupato e incazzato, spaventato fino al midollo e spaventoso, quasi
ferale. E abbiamo visto nel tempo come i due erano diventati davvero amici. Cioè, tanto che Lancelot considerava amico Percival, non rivale. Non era un rapporto come quello con Tristan, era qualcosa di più. L'avventura, il salvataggio, l'allenamento, tutte queste cose. Era letteralmente il suo fratello maggiore. Ed è assurdo come questa parte 1 non sia finita con una morte principale di un altro personaggio, ma del protagonista stesso. Anche perché, ripetiamo, la morte nel capitolo 100 con Jade non era chissà cosa, ecco. E se è chiaro, potrebbe essere una morte momentanea. Comunque, lo spirito della vita non è sparito. Percival non è sparito. Percival è tornato nella sua dimensione. Potrebbe tornare sotto forme diverse. Decidere magari di sfruttare quel tempo in un mondo etereo, magari senza tempo, per diventare ancora più forte. L'idea del timeskip è praticamente confermata, quasi confermata. E dato che la profezia è bella che è andata, vi sarà spazio per nuove figure, magari direttamente dalla tavola rotonda. Bedivir, per esempio. Avremo tempo per vedere Morgana, Mordred magari, chi lo sa. Veramente una prima parte scritta diligentemente e poi buttata lì. Chi dice che non riescano a contattare Percival, magari, alla capitale dei morti o grazie ai druidi? Quindi convincendolo a tornare o agire da un altro piano dimensionale, chissà. Comunque, davvero assurdo, tutto assurdo. Voi restate connessi, ci aggiorniamo anche per il 22 novembre, dove uscirà il prossimo capitolo, perché ci sarà una pausa, ovviamente dei capitoli di per sé, perché Nakaba sta scrivendo semplicemente la parte 2, si vede, o una parte di intermezzo, vedremo. Noi vi ringraziamo per la visione, vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se l'avete fatto, seguirci su Instagram e YouTube per tutti i video che usciranno, su Instagram c'è il servizio di grafica, chiedete tutto quanto lì. Vi ringraziamo di nuovo per la visione, il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel, ciao!